cuore. Eccoci qua, siamo tornati, la striscia che vi racconta tutto, ma proprio tutto, del Radio Norma Battiti Live 2016. Voi ad esempio, chi siete venuti a vedere? Annalisa. Chi state cercando? Alessandra. E tu? Diarge. E tu? Dolce Nero. E tu? Alessandra. E lei, signora? Cerco mio marito, dov'è? Come cerco suo marito, dov'è? Dov'è? Forse dietro a qualcuna, non so. Beh, questi sono fatti suoi, signor. Certo, non lo possiamo raccontare noi in televisione. E poi io sono solidale con i maschi, signor. Andiamo, 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 andiamo. E benvenuti a Lecce. Ma chi è questo? Ma come, Bianca? Sono Alan. Come, chi è questo? Ma tu lo sai chi mi ha parlato bene di te l'altro giorno? Chi? Nessuno. Cioè, Alan, ma chi è Alan? Cioè, sono a casa mia e vengo trattato in questa maniera. Scusami, ho capito, scusate. Ho capito, tu sei venuto qui a vedere quanta gente mi aspettava. Questa ci ruba il mestiere, Mauro, perché... finalmente. Ma sei bravissima a presentare. Io voglio fare con te una soap. Addirittura, però io mi devo vestire da femmina, perché io quando mi vesto da femmina sono bravissima. Voglio andare a casa, la guaccia che ci toglie il lavoro. A casa che ci toglie il lavoro. Io voglio fare il polpo 2, quando lo facciamo? Quando vuoi tu, io mi vesto da donna, sono prontissimo, quello pure non manca. Senti, stasera meravigliosa come sera. Bello, bellissimo, è stato il mio debutto come presentatrice. E quindi state attenti, perché mi hanno già detto che la prossima puntata mi vogliono più sul palco per pulire. Ma quando mai? Ciao a tutti. Ciao Lecce. Ti stavamo aspettando, innanzitutto per farti i complimenti e poi per chiederti come hai trovato questa piazza Sant'Oronzo. Beh, intanto grazie per i complimenti. Poi, per quanto riguarda piazza Sant'Oronzo, ha un valore particolare. Lecce è la città di adozione, io vivo a Lecce da 6 anni ed è emozionantissimo, sono felice di essere qua e non vedo l'ora di cantare, per me è casa mia Lecce. Quanto successo nel mondo stanno avendo i Rosati di Puglia? Devo dire che questo è un periodo molto positivo in generale per la Puglia, ma nella fattispecie, nelle produzioni di questi meravigliosi rosé, perché noi abbiamo delle uve a bacca nera che si prestano meravigliosamente ad essere vinificati in rosé, e quindi oggi i mercati, sentivo in TV, ormai la Puglia è la prima regione in Italia per produzione di rosé e quella più apprezzata soprattutto, e quindi ci riempie il cuore di gioia. A 15 anni ho detto al Mario e andai fuori per una ragazza, un suo ex mi guardò male e fece a pugni come Rocky in piazza, un passante ci riprese con la voce, non con la webcam, e solo io so quante ne ho prese, ma tutto questo era un caso, non era un gioco comunicare. Ben trovato, ti sei appena esibito sul palco di Battiti 2016, come al solito una grande accoglienza qui in Puglia? Sì, sempre, dicevo poco fa che è una garanzia, no, venire qua in Puglia, venire al Battiti Live, c'è sempre tanta gente e è rumorosa, quindi bella lì. Sulle mani! Così! Sì! La stessa gente ti tasca niente, però era meglio di un film, dai con la decenza. Salone al Cogabanda, sì. Mi guardo adesso, rimpiango e penso che tutto questo era un caso. Gli chef Galena non sono soltanto leader nell'alta ristorazione, ma ormai davvero aiutano i giovani e le giovani pugliesi a trovare un'occupazione da quando hanno messo su la loro accademia. Un'accademia importante che assicura un futuro. Assolutamente sì. Allora, noi iniziamo i corsi dal 1 ottobre. Sono corsi di cucina, pasticceria, barman, bartrendi, quindi dalle bassi ai corsi più avanzati, pizza, sommelier, quindi ci sono vari corsi, vasta scelta. Lecce! Baby K, sei straordinariamente elegante stasera, bellissimo. Elegante? È
bellissimo questo accoppiamento bianco-nero, io lo trovo strepitoso. Il tema era cheerleader insieme alle mie due ragazze, non so se hai visto sul palco, una bassista e una batterista, siamo vestiti da cheerleader. Direi perfetto allora. Grazie. Senti, che te ne sembra di questa piazza? La piazza è strepitosa come lo fu nel 2013 quando appunto proprio con Radio Norba sono venuta a Lecce. Ti fermi un po' con noi qui in Salento oppure parti subito, vai subito via? Troppo devo partire subito, però è per buoni motivi, porto un po' la mia musica in giro, ho altre tappe anche con Radio Norba. Ah,